con Padre Pio dal sagrato del santuario intitolato a San Pio da Pietrelcina, oggi colorato ancora di bianco, per raccontarvi cosa accadde nel 1922. E ce lo racconta l'epistolario, il numero 4, dove Padre Pio scrive ad una serie di personaggi importanti, ma anche i suoi stessi confratelli. Troviamo una lettera del 1 febbraio del 1922. Padre Pio scrive a Monsignor Angelo Poli. Era un frate cappuccino, padre Angelo da Casola Valserio, provincia di Ravenna, al secolo Giuseppe Poli, che nacque nel 1878. Fu subito dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1901, fu destinato alla missione di Jalalabad, Indostan, dove spese tutta la sua vita sacerdotale sino alla morte avvenuta il 3 gennaio del 1970. Padre Pio gli scrive il 1 febbraio del 1922. Ecco, c'è da premettere che Monsignor Angelo Poli è stato in questo convento, è stato proprio qui nel 1920, almeno due volte tra i mesi di luglio e ottobre. Quindi ha avuto modo di conoscere meglio Padre Pio e lo stesso Padre Pio ha avuto modo di conoscere il suo confratello cappuccino, poi diventato vescovo. Ecco, Padre Pio scrive: «Mio carissimo Monsignore, Gesù regni sovrano sul vostro cuore, vi assista sempre con la sua vigile grazia, esaudisca tutti i vostri voti, vi renda sempre più degno dei suoi divini amplessi. E proprio con questi voti sincerissimi, che assiduamente vi vado facendo dinanzi a Gesù, vengo a dar sollecito riscontro alla vostra lettera che mi è giunta ieri. Copiosi frutti rendo vivissime grazie a Gesù che apporta la vostra missione. Lo prego con tutto l'ardore del mio cuore che voglia far scendere ancora più copiosa la sua grazia sopra di voi per la vostra e l'altrui santificazione». Parole forti, importanti e di preghiera dello stesso cappuccino stigmatizzato, perché quello che scrive dopo è molto più importante. Scrive Padre Pio: «Quanto bramerei e quanto sarei contento se potessi trovarmi anch'io costì, lì, in missione, per apprestare la mia povera opera per l'incremento della fede. Per questa fortuna, dice, però questa fortuna non è serbata a me, sebbene ad altre anime più nobili e più care a Gesù. La missione, scrive Padre Pio, la eserciterò con l'umile, fervente ed assidua preghiera. Sì, Padre, io sto qui col corpo, ma con lo spirito sono con voi e sono a voi vicino e a voi strettamente unito». Quello che ha fatto Padre Pio, ha sempre pregato per i missionari e per le missioni.